Dopo la pausa natalizia è ripreso stamane al Tribunale di Pescara il processo per la tragedia di Rigopiano, ironia della sorte, proprio nel giorno del sesto anniversario. Anche per questo i parenti delle vittime hanno chiesto ed ottenuto al giudice Sarandrea di lasciare l'udienza intorno a mezzogiorno per raggiungere in pullman il luogo della tragedia per la consueta commemorazione. A sorpresa, stamane in tribunale anche il presidente della regione, Marco Marsiglio. Comprendo che per i familiari delle vittime stare oggi qui in tribunale e poi nel giorno in cui ricordano i loro caduti, magari anche a sentire le arringhe difensive, nel pieno diritto di difendersi da parte di tutti gli imputati, ci mancherebbe altro, ma è evidente che questo crea una situazione emotiva molto particolare, una ricorrenza molto delicata da questo punto di vista sul piano delle emozioni. Noi oggi pomeriggio saremo, tempo permettendo, qui a Rigopiano, ma ho ritenuto doveroso far sentire la presenza delle istituzioni, peraltro la Regione parte civile in questo procedimento, presente anche fisicamente a sostegno di un'esigenza di ricerca di verità e di giustizia che è insopprimibile. In questi 3 giorni di udienza la parola agli avvocati difensori. Il primo, Arturo Messeri, per Leonardo Bianco, ex capo di gabinetto della Prefettura di Pescara, per il quale la pubblica accusa ha chiesto 8 anni di reclusione. Bianco ha chiesto di intervenire con una dichiarazione spontanea, precisando che non aveva alcun potere e competenza in tema di protezione civile, mentre il suo legale Messeri ha fatto riferimento al principio costituzionale di sussidiarietà, indicando in altri le responsabilità, in primis il prefetto, ma anche la regione. E intanto, nelle parole di Gianluca Tanda, portavoce dei parenti delle vittime, le forti sensazioni di una giornata così particolare. Abbiamo deciso di stare tutti quanti insieme, uniti in un unico pullman per affrontare, no, non perché non avevamo i mezzi ovviamente, per affrontare l'ultima curva che portava all'ora Rigopiano, simbolicamente è proprio questa, no? E quella curva che poi non l'ha pure vissuto Daniele perché purtroppo è stato ucciso da persone incompetenti, lo ripetiamo, ma da 6 anni ci si avvicina alla fase finale di questo primo grado, speriamo che il giudice confermi le condanne richieste, la richiesta di condanne da parte di PM. Questo è quello. Vorrei pensare, sono fiducioso in questo, sono convinto che accadrà questo. Bisogna avere un po' di convinzione perché sennò non andiamo avanti.